Junior. In profondità, bella l'idea di Junior. Il pallonetto e c'è il gran gol. Gran gol di Gerez. Mi stanno ascoltando, ci vorrebbe un gol, l'hanno fatto subito. Devo dire, ha fatto un pallonetto stupendo, Gerez. Ottima giocata. Capini ride. Chiede scusa Gerez a Tacconi, ma d'altra parte c'era poco da fare. Eric Gerez, 41enne, ex Standard Liegi, ricorderete, ma anche Milan, 83-84, rivediamo il suo controllo. Ottimo di piatto, guardate, tacconi fuori dai pali, non c'è niente da fare, anche per posto doveva uscire dai pali, rivediamo da questa angolazione, guardate. Pop. Primo dispiacere. Vediamo come reagisce la Juventus, che era famosa proprio per i... sia con la maglia della Juventus sia con la maglia nazionale. Ecco qua, Michel Platini, grande primo tempo per lui. E adesso nel suo pezzo preferito, nel suo pezzo forte, il calcio di punizione, Platini contro Pfaff, filtra il pallone, gol! Platini! Trovato il buco. Ha trovato il buco, è stato Maffedone bravissimo, Guerin Barriere, si è spostato, Pfaff, un attimo di ritardo, e tutti contenti, guardiamo, pallone a girare, sai che era quasi a 2-3 centimetri dal palo, non è che era molto distante. E stavolta... Pfaff, nonostante i guanti, non c'è arrivato. Rivediamo, guardate, pallone a girare, Pfaff, niente da fare. Intanto gli applausi sono per Platini, ma anche per Cabrini, che sta lasciando il campo, è lui che ha fatto intercetta Serena. Ecco Platini, subito il lancio verso Buso. Platini cercando spesso, stavolta però Gerez fermato tutto, ma si riparte da Serena. Si muove Buso, si muove anche Briaschi, il lancio è per lui, cerca la girata Briaschi, incredibile! Gol fantastico! Un gol eccezionale, non fantastico. Con coordinazione, all'incrocio del palo, ha preso il palo. Beh, un applauso anche da parte nostra, veramente un gol stupendo. Strepitoso Briaschi. Facciamo rivedere questo almeno 3 o 4 volte. Tendiamo il replay, eccolo. Guardate. Bellissima la coordinazione. Perfetto, perfetto. Incredibile, perfetto. Briaschi. Applausi a tutti, tutto anche... lo stadio, dei protagonisti per Briaschi. Un gol veramente eccezionale per Massimo Briaschi, 37 anni. Si riparte da Barbadillo. Lo scatto in avanti di Giordano, palla buona per lui, Giordano, Giordano e Tacconi, il tiro e gran gol di Giordano. Avevo detto che era meglio mettere Giordano e non tenere dietro, sono entrati e ha fatto un gran gol. 2-2 di Giordano, rivediamo. Guarda, Tacconi poi con l'interno destro, Manfredone cerca di prendere il pallone con la mano, non c'è riuscito. Al 32esimo del secondo tempo. Guarda, ti dico Sandro, sono tutti seri, tutti vogliono vincere questa partita. Sì, sì. Un gol alla Del Piero o Del Piero li fa alla Giordano? No, io dico questo è un gol alla Giordano, lasciamo ognuno il suo... beh, perché chi ha giocato a pallone lo sa, ma... direi che la partita sicuramente il ritmo è basso, normale, però direi solo per vedere gol di Giordano, ma soprattutto gol di Briaschi, era veramente una cosa di straordinario che raramente si vede oggi sui campi. Poi il scopo è buono, soldi per beneficenza, allora è giusto divertirsi ogni tanto. Quindi la prossima sfida aspettiamo Chinaglia. Come ha trovato Platini? Attenzione, intanto gran gol. Briaschi. Ancora Briaschi. Per Giorgio scatenato. Se non cambia calcetto. Volevo un giudizio di ZB su Platini. Senti, come hai trovato Platini? Platini devo dire che pensavo peggio, perché le ultime notizie erano queste che ha preso 10-20 kg di troppo, invece lo trovo... ed è riuscita a regalare momenti di ottimo calcio e anche grandi gol. Attenzione a Platini, pensa al pallonetto, poi preferisce il tocco per Serena. Serena solo, mette dentro. Facile. Facile, bello, stop di petto di Serena, ottimo pallone da parte di Platini. Va a ringraziare Platini. Mi sembra giusto perché... ecco qua. L'Ostad aveva dato tutto sul 2-2. Sono rimasti più senza fiato, anche Papa alla fine dice non è possibile, gioco contro tutti, sto giocando. È uscita fuori la distanza, la grande Juventus del triennio d'oro, 83-83.